E siamo arrivati a Daniele capitolo 9. È veramente un capitolo molto interessante questo, perché è dove Daniele passa dall'avere le rivelazioni che abbiamo visto riguardo i tempi che dovevano avvenire, diciamo, dell'Antico Testamento. Adesso vediamo che Daniele ha delle rivelazioni che riguardano un futuro molto distante, no? Addirittura arrivano fino ai giorni d'oggi, no? Ma vediamo cosa succede in Daniele capitolo 9, leggiamo dal versetto 1 al 3 e vediamo. Nell'anno primo di Dario, figlio di Assuero, della stirpe dei Medi, che fu costituito re sul regno dei Caldei, nel primo anno del suo regno, io, Daniele, compresi dai libri il numero degli anni in cui, secondo la parola dell'Eterno, indirizzata al profeta Geremia, dovevano essere portate a compimento le desolazioni di Gerusalemme. E cioè 70 anni, volsi quindi la mia faccia verso il Signore Dio per cercarlo con preghiere e suppliche, con digiuno, con sacco e con la cenere. Cosa succede? Che Daniele, che è uno studioso di scritture, le scritture vanno studiate, vanno, no, solamente così, preso il versetto del giorno, no, e lì, le scritture vanno studiate, perché da lì arrivano le rivelazioni della scrittura. E Daniele studiava le scritture e, studiando, Geremia si rende conto, fa un po' di calcoli e dice: sono 70 anni che stiamo qui a Babilonia. No, lui aveva 80 e passa anni, no? Perché era partito, era ragazzino, era uscito con la deportazione appunto di Nabucodonosor e ha vissuto 70 anni a Babilonia. Legge Geremia, no? E vede che Geremia dice appunto che il popolo di Israele sarebbe stato portato via per 70 anni. Ma perché Dio vuole il popolo, il suo popolo, in cattività per un periodo specifico di 70 anni? Come sempre nelle scritture c'è un motivo. Il motivo è quello che il popolo di Israele era rimasto 490 anni nella terra promessa, cioè da quando erano entrati con Giosuè fino a quel tempo della deportazione, erano rimasti 490 anni. Dio aveva dato una legge a Mosè per il suo popolo. E in questa legge c'era scritto che ogni 7 anni bisognava dare un anno di riposo alla terra, perché anche la terra doveva riposare, come loro riposavano il settimo giorno, o come dovevano anche gli animali riposare il settimo giorno, tutto e tutti dovevano riposare, anche la terra doveva riposare, perché la terra è di Dio. Questa terra su cui noi siamo, lì dove mettiamo i nostri semi di pomodoro e di zucchine in questo periodo, è di Dio, non è nostra la terra, la maltrattiamo perché siamo cattivi, ma è qualcosa che Dio ci ha dato, in particolare la terra di Canaan. Perché, vedete, perché Dio dà al popolo di Israele la terra di Canaan? C'era un motivo particolare. Dopo la famosa dispersione della torre di Babele, no, quella famosa torre in cui i popoli sono dispersi, non è stata solo una dispersione di popoli con lingue diverse, ma è stata una divisione territoriale spirituale. Cioè, ognuno di quei popoli non solo aveva una lingua diversa, ma da quel momento cominciano ad avere un Dio diverso, perché prima avevano un Dio solo, vi ricordate? Erano tutti insieme in un posto a costruire questa torre per arrivare a un Dio. Ancora lì c'era un Dio, ma lì avviene la dispersione. Con quella dispersione comincia anche l'idolatria. Si comincia ad adorare altri dei, no? Che sono nient'altro che questi principi, questi principati, no? Questi spiriti demoniaci molto potenti che prendono dei territori e governano su quei territori spiritualmente, usando il re di turno, usando, no, quello governi che usano, le persone che usano, comunque questo è il punto. Allora, in mezzo a un mondo diviso appunto in questi dei, Dio dice: ok, in mezzo a tutta questa confusione voglio un territorio mio, una terra che sia mia, e si sceglie la terra di Canaan. Lì non ci voglio nessuno di voi dei, ma ci metterò il mio popolo.
per dimostrare al mondo come si vive col governo di Dio, del vero Dio, e di Yahweh, invece che di questi dei che voi adorate. Questa era l'intenzione di Dio. E allora dà al popolo delle istruzioni, a questo popolo che si porta fuori dall'Egitto, che mette in questa terra, gli dà delle istruzioni perché dovevano mostrare come vivere secondo le istruzioni di Dio. E lì gli hanno mancato. E hanno mancato anche nel prendersi cura della terra che Dio gli aveva imprestato, dato in prestito, perché non gli ha dato riposo. Allora Dio cosa ha detto? Visto che la terra è mia e io voglio che la mia terra riposi, 490 anni Dio si è messo lì, tirato fuori la calcolatrice, ha fatto due calcoli, col telefonino probabilmente, era già avanti, 490 diviso 7 fa 70, quindi darò 70 anni di riposo alla mia terra. Per dargli del riposo devo togliergli gli uomini e porta via il popolo di Israele. Disse: dopo 70 anni ritornerete, vediamo se avete imparato la lezione. Daniele capisce tutte queste cose, comprende bene, vede, Geremia, basta leggere Geremia 25:11 o Geremia 29:10-14, dove Geremia dice appunto, adesso basta, Dio vi ha avvisati, Dio vi porterà via per questi 70 anni. Infatti poi c'è due cronache 36 o 21 che lo spiega chiaramente, affinché si adempisse la parola dell'Eterno pronunciata per bocca di Geremia, finché il paese avesse osservato i suoi sabati, appunto, quindi il paese doveva osservare il suo riposo, sabato e il riposo. Infatti esso osservò il sabato per tutto il tempo della sua desolazione finché furono compiuti i 70 anni. Per 70 anni Daniele capisce. Daniele sa anche una cosa, però, che tu puoi leggere le scritture, vedere qual è il volere di Dio, ma devi far scendere il volere di Dio dal cielo sulla terra, come ci ha insegnato Gesù, nel Padre nostro, il tuo volere, cioè, quando pregate, fate scendere il volere di Dio dal cielo sulla terra, se no rimane lì, se non c'è qualcuno che preghi. Infatti Daniele, potete leggerlo a casa, dal versetto successivo fino al versetto 19, sono 15 versetti di preghiera, una bellissima preghiera di intercessione che Daniele fa proprio, si vede che si butta a terra e intercede in prima persona e dice: noi abbiamo peccato, noi abbiamo sbagliato, noi non ti abbiamo obbedito, noi siamo quelli che hanno combinato tutti questi guai e quindi dice: noi abbiamo bisogno di essere perdonati, e chiede perdono a Dio, e Dio è buono nel suo perdono. E quindi, dopo aver perdonato e aver sentito da Dio, cioè era lì che aspettava che Dio appunto gli desse questo tempo di ritorno a Gerusalemme, improvvisamente succede qualcos'altro invece. Ti è mai capitato di pregare aspettandoti una risposta e te ne arriva un'altra? Ti è mai capitato, Preghi per una cosa e invece senti che è tutta un'altra cosa, che Dio ti rivela o Dio ti dice. Così succede a Daniele, perché Daniele sta pregando per questi 70 anni e invece arriva Gabriele. L'angelo, il famoso messaggero di Dio, arriva Gabriele e gli fa: Daniele, uomo amato da Dio, grandemente amato, finalmente ci vediamo. Sai, Dio ha sentito la tua preghiera, non preoccuparti per quei 70 anni, se la vede Dio, c'è già Neemia, c'è già Ester posizionati, c'è tutto quelli che devono essere posizionati, non preoccuparti, Dio ha ascoltato la tua preghiera. E adesso se ne torneranno, ma c'è qualcosa di più grande ancora che te voglio farti vedere. Bravo che hai capito questa rivelazione, bravo che hai pregato nella maniera giusta, adesso quasi un premio, Dio gli dice: ti do una rivelazione che andrà molto più lontano di 70 anni, anzi andrà avanti di 70 settimane. Come 70 settimane, tutto lì? Stiamo parlando di 70 anni, sì, ma bisogna capirle queste 70 settimane, andiamo a capirle insieme, iniziando dal versetto 20, quindi di Daniele 9, leggiamo insieme.
Mentre io stavo ancora parlando, pregando e confessando il mio peccato, il peccato del mio popolo di Israele, e presentando la mia supplica davanti all'Eterno, il mio Dio, per il Monte Santo del mio Dio, sì, mentre stavo ancora parlando in preghiera, quell'uomo, Gabriele, se lo chiama uomo, pure è un angelo, no? Non era un uomo, però ovviamente le sue sembianze sono quelle di un uomo, che avevo visto in visione all'inizio, mandato con rapido volo, mi raggiunge verso l'ora dell'oblazione della sera. Egli mi ammaestrò, mi parlò e disse: Daniele, io sono venuto ora per metterti in grado di intendere. All'inizio delle tue suppliche è uscita una parola e io sono venuto per fartela conoscere, perché tu sei grandemente amato. Quando preghiamo ricordiamoci che siamo grandemente amati, come Daniele, anche noi in Cristo Gesù siamo grandemente amati. Fa dunque attenzione alla parola, intende la visione. 70 settimane sono stabilite per il popolo e per la tua santa città, per far cessare la trasgressione, per mettere fine al peccato, per espiare l'iniquità, per far venire una giustizia eterna, per sigillare visione e profezia e per ungere il luogo santissimo. Sappi perciò, intendi, che da quando è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme fino al Messia, al Principe, vi saranno 7 settimane e altre 62 settimane. Essa sarà nuovamente ricostruita con piazza e fossato, ma in tempi angosciosi. Dopo le 62 settimane il Messia sarà messo a morte e nessuno sarà con lui. E il popolo di un capo che verrà distruggerà la città e il santuario. La sua fine verrà con un'inondazione e fino al termine della guerra sono decretate devastazioni. Egli stipulerà pure un patto con molti per una settimana, ma nel mezzo della settimana farà cessare sacrificio e oblazione. E sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore, finché la totale distruzione che è decretata sarà riversata sul devastatore. Wow, che profezia! Eh? Allora, perché a leggerla così c'è confusione, non riesce a capire, no? 7 settimane, 69, un'altra settimana, no? Ma quando arriva questa devastazione, quando arriva questo Messia? Allora, per capire questo, faccio vedere un grafico, questo qua, no? Di Clarence Larkin. Clarence Larkin ha scritto un libro un centinaio d'anni fa e ha fatto dei disegni. In questo libro c'è molti grafici e disegni che spiegano veramente, no? Tante cose dello spirito. E uno di questi, no? Quindi se andate su internet e cercate Clarence Larkin, no? Troverete anche tante cose interessanti di lui, dei libri interessanti. E con questo grafico lui ci ha voluto mostrare la visione del profeta, no? Come vede un profeta. Questo è Daniele, si trova qui nell'Antico Testamento. Lui guarda verso il futuro, ma vede solamente le cime di alcuni monti. Vi è mai capitato, no, di trovarvi appunto, no, in prospettiva con delle montagne? E magari quelle montagne sembrano tutte in linea, però da una all'altra magari ci sono 200 chilometri, da quella davanti a quella dietro, no, perché c'è una valle in mezzo. Mi ricordo quando ero ragazzino, una volta eravamo in bicicletta, abbiamo visto un colle lì, guarda, perché non arriviamo fino lassù? Dai, andiamo, e cominciamo a pedalare, un'ora dopo stiamo ancora pedalando, il colle era sempre là. No? Cioè la prospettiva non ci faceva vedere che c'erano più di 100 chilometri per arrivare lassù, non avevo voglia di pedalare. Le prospettive sono così. E questa è la prospettiva del profeta. Il profeta guarda e vede la cima di questo monte, poi vede la cima di un altro monte che si chiama Calvario, no? Questa è la cima Betlemme, poi la cima Calvario, poi qua c'è una valle e lui non la vede. Vede un altro monte, quello con l'anticristo, e poi col ritorno di Cristo Gesù. Poi c'è un'altra valle, poi vede... No, nuova cielo e nuova terra, no? Queste sono le prospettive, no? Quindi Daniele cosa fa? Quando guarda, questo un po' tutti, anche Geremia, Isaia, tutti i profeti così hanno questa visione della cima delle montagne, non vedono le valle, quindi le loro profezie per questo sono ora e non ancora, e il tempo deve essere sempre valutato, puoi capirlo solo quando avviene la profezia.
perché non conosci le distanze. Appunto, Paolo credeva che Gesù sarebbe tornato nella sua vita, perché dice: anche noi che siamo vivi saremo rapiti, no? Insieme con tutti gli altri, no? Sono passati 2000 anni, no? Però per lui il ritorno era lì, perché sapeva che Gesù doveva tornare, ma non vedeva anche lui questa valle. Appunto, questa ad esempio è la valle dell'Antico Testamento. A un certo punto Dio manda suo figlio, Cristo Gesù, vive per 30 anni su questo monte, poi muore sulla croce. Poi scende la Pentecoste, no? E da questa discesa si entra nella valle che è l'era della Chiesa, dove siamo anche noi, no? Dove c'è appunto, no, la Chiesa di Cristo Gesù, che passa attraverso mille tribolazioni, persecuzioni, tutta la storia, cambiamenti, ricambiamenti, tutto quello che succede qua. Poi a un certo punto si rialza un altro monte e arriva l'Anticristo. E dopo l'Anticristo però c'è, no, il ritorno di Cristo Gesù. E secondo me il rapimento avviene qua, noi ce ne andiamo, prima che arriva l'Anticristo. Questo monte non lo vedremo. No, tanti si preoccupano, chi sarà l'Anticristo, sarà questo, sarà quello. A me non mi interessa, perché tanto non lo vedrò. No, quindi no, non mi interessa chi sia, no, non ci sarò qua per vedere, per conoscerlo. Ma allora, tornando alle nostre 70 settimane, praticamente cosa fa Daniele? Daniele vede, no, il momento in cui lui vive, in cui esce fuori il decreto di ricostruire Gerusalemme. Allora, se noi studiamo Neemia, studiamo Esdra, no, anche Ester, vediamo che ci sono vari decreti di ricostruzione, no? Di quando c'è Ciro, c'è Dario, c'è Artaserse, no? Tutti questi re, no, che cambiano lì in breve tempo, perché veramente, no, questi cambiano in breve tempo, ma ognuno di loro dà un decreto per rimandare il popolo di Israele nella sua nazione per ricostruire, ma sono tutti decreti per ricostruire il Tempio. Guarda, Dio è così preciso proprio, no? Mi piace, perché sono tutti decreti per ricostruire il Tempio. C'è solamente un decreto, no? Un decreto per ricostruire la città. E Geremia gli dice, Gabriele gli dice a Daniele, no? Da quando sarà uscito l'ordine per ricostruire la città, non per ricostruire il Tempio. Quindi è un, no, decreto specifico. E questo decreto specifico, andiamo alla prossima slide, avviene nel 445 prima di Cristo. No? Leggi Neemia capitolo 2 e vedi quando viene dato l'ordine a Neemia di andare a ricostruire la città, perché già Esdra era andato a ricostruire il Tempio. No? E quindi da lì si incomincia a contare. Queste famose settimane. La settimana sono degli anni, la settimana che Gabriele dice, sono 7 anni, no? Ogni giorno è un anno, quindi una settimana è sette anni. E gli dice, appunto, no? Prima che c'è 7 settimane, 49 anni, poi gli dice ci saranno 62 settimane, 62 per 7, 434 anni, il tutto fa 483 anni. Però anche qui dobbiamo fare un'altra cosa. Mi state seguendo? Ci siete tutti? Lezione di matematica vi piace? Gli anni sono gli anni biblici. Gli anni biblici non sono gli anni nostri. Cioè, nella Bibbia si usa l'anno lunare. Infatti, un mese ebraico è di 27 giorni, no? Perché la luna, no, cambia ogni 27 giorni e quindi loro hanno quel calendario, no? Il nostro calendario invece è il calendario solare, no? Che è fatto di 365 giorni, no? Ma infatti, vediamo qua da qualche parte ho messo questi conti. Sì, se prendiamo gli anni solari sono 476, cioè dal momento in cui, no, a Neemia viene dato l'ordine, no, dal re Artaserse di ricostruire la città fino a questo anno specifico,
30 dopo Cristo, anzi c'è anche il giorno, perché si può calcolare anche il giorno, ed è il 6 aprile del 30 dopo Cristo, un giorno di Pasqua in cui Cristo Gesù viene crocifisso. Pensate, cioè, la precisione. Cristo Gesù muore sulla croce esattamente 483 anni dopo, giorno e ora compresi, dall'ordine che questo re, che non ne sapeva niente né di Israele né della croce né del Messia, un re pagano, dice al suo coppiere: senti, che stai a fare qua? Perché non te ne torni anche tu alla tua città e vai a ricostruirla? Esattamente 70 anni dopo aver dato il riposo. Quindi Dio usa anche dei pagani. Dio ha usato Nabucodonosor in un periodo specifico, 490 anni dopo che il popolo era entrato in Israele, usa un Nabucodonosor per andare a prendere un babilonese, per andare a prendere il popolo di Israele e portarlo. E trattenerlo lì quanto? 70 anni. E dopo 70 anni usa un altro re pagano per liberare il suo popolo, perché ricostruiscano la città, perché da quel momento partono 483 anni alla croce di Cristo Gesù. Questo fa paura a qualunque scienziato, qualunque matematico. Questo libro è più preciso di qualunque calcolatore o elettronico, qualunque computer. È la parola di Dio perfetta in tutto, perché tutto accade secondo il piano di Dio. Noi uomini facciamo, disfiamo, tiriamo, molliamo, alla fine Dio fa il suo volere. Questa è la cosa meravigliosa, e non si scappa. E allora la cosa bella è quella che Gabriele parla appunto a Daniele e gli dice: ma non è finita qua, perché vedi, se leggiamo nel versetto, tornando a Daniele 9, andiamo qua, 31, 30, sì, no, guardavo gli appunti così, no? Perché, cosa stavo dicendo? Mi sono perso. E non finisce lì. Esatto, no? Perché gli dà queste settimane, poi gli dà un'altra settimana. E in questa settimana che cosa dice? No? Nel versetto 26, no? Dopo la 62 settimane il Messia sarà messo a morte e nessuno sarà per lui. Chi è questo Messia? Gesù. È stato messo a morte, abbandonato dai discepoli, dal popolo, da tutti quanti, da solo muore su quella croce. Dice: e il popolo di un capo che verrà distruggerà la città e il santuario. Come si chiama questo capo? Tito. 72 dopo Cristo, generale Tito con l'esercito romano arriva e distrugge la città, pochi anni appunto dopo la crocifissione. E la sua fine verrà con un'indonnazione, fino al termine della guerra sono decretate devastazioni. Questo è quello che è successo appunto a Gerusalemme dopo la crocifissione di Gesù. Poi nel versetto 27 dice: egli stipulerà pure un patto con molti per una settimana, ma nel mezzo della settimana farà cessare sacrificio e oblazione. Come mai? Questo non è accaduto a Tito, non è accaduto durante l'impero romano. Chi è questo che stipulerà un patto con molti per una settimana, ma nel mezzo della settimana appunto cambia completamente idea? Questo, se torniamo alla collina di prima, vediamo che praticamente le 69 settimane finiscono qua, sulla croce, poi arriva la Pentecoste, qui il periodo dello Spirito Santo che lavora. E a Daniele dice: a quel periodo non ti interessa, non ti preoccupare. Ci sarà un certo Paolo, un certo Pietro, che spiegheranno loro che cosa succederà in questo tempo. Un certo Giovanni o l'Apocalisse. A te, Daniele, salta un po' e guarda qui. Quindi salta tutto questo periodo e la settantesima settimana è questa, quella dell'Anticristo. Cioè, di questo che viene a stipulare un patto. Perché? L'Anticristo
quando si manifesterà, sarà l'uomo della pace. Sarà l'uomo che finalmente porterà pace in Israele. Hamas, Gaza non tireranno più missili sopra Israele, no? A Gerusalemme si vivrà in pace perché è stata fatta pace, ma non solamente a Gerusalemme, in tutto il mondo, perché non ci saranno più guerre di religione, perché un certo uomo vestito di bianco avrà fatto mettere pace fra tutte le religioni e ogni anno si farà una grande festa ad Assisi per festeggiare la pace di tutte le religioni, perché siamo tutti fratelli nel nome dell'unità e dell'amore, vogliamoci bene, sei musulmano rimani musulmano, sei induista rimani induista, io sono cattolico, tu sei protestante, ma che vuoi protestare, tanto non c'è niente da protestare qua, siamo tutti fratelli e Dio ci ama tutti e alla fine saremo tutti felici e contenti. Questo è il falso profeta che si sta già avverando. Ci sarà la moneta unica virtuale, finalmente, basta sti euro, sti dollari, sti yen, il cambio, devo cambiare questo, devo cambiare. Una moneta per tutti, vai al supermercato, telefonino oppure un microchip, no? Tac, passi, ti prende i soldi, tanto avremo tutti gli stessi soldi, 1000 jing, non so come lo chiameranno, no? 1000 bonus al mese. No, e con quei 1000 bonus al mese ti affitti tutto quello che vuoi, perché non comprerai più, affitterai, prenderai in affitto, perché tanto c'hai questi bonus che puoi usare. No? Un'economia mondiale, no? Controllata dalla AI, no? Si chiama Artificial Intelligence, no? Intelligenza artificiale, no? È quella che quando ti chiamano al telefono, rispondi e senti una voce, vuole la fibra sul suo wifi, le diamo gratis il coso. Non è una persona, è una intelligenza artificiale con cui puoi parlare. No? Ma nei prossimi 2 o 3 anni arriverà a livelli assurdi, avremo un robottino in casa con cui parliamo, no? E tutte queste cose. Nel 2025 saremo tutti il robot, sapete, non avremo più il telefonino, avremo il robot. No? Preoccupatevi che è già pronto per voi, no? E tutte queste cose, no? Si stanno accelerando davanti a noi, no? Stanno preparando questo, siamo su questa salita qua, stiamo risalendo, ormai ci siamo proprio, no? Sono convinto al 100%, vedo quello che succede ed è più che evidente. E quindi vediamo, no? Che la 70ª settimana, questa settimana in cui, no? Sì, vai a quell'altra, no? In cui arriva il periodo di tribolazione, viene chiamato. Perché? Perché i primi 3 anni e mezzo sarà questa pace, tutti lo adoreranno, tutti ameranno quest'uomo meraviglioso che finalmente ha reso, no, questo mondo un posto vivibile, ma 3 anni e mezzo, perché qui lui avrà ricostruito il Tempio, il famoso Tempio di Gerusalemme, entrerà nel Tempio di Gerusalemme e dirà, ragazzi, io non sono semplicemente un uomo, io sono Dio. Adesso dovete adorarmi come Dio. E lì si apriranno gli occhi agli ebrei, che fino a quel momento hanno pensato che questo era il loro Messia, e lì si apriranno gli occhi agli ebrei e gli ebrei si renderanno conto che questo non è il loro Messia. E riconosceranno il vero Messia, Cristo Gesù. Qui avverrà il risveglio degli ebrei, che saranno perseguitati per 3 anni e mezzo. Tanti altri qui verranno, in questo momento verranno a Cristo, no? Perché ci sono quelli salvati nella tribolazione, no? Noi non ci saremo perché ce ne saremo andati qua, ma questi si salveranno gli ebrei, il famoso rinnesto avverrà nella tribolazione, non prima. Israele oggi non è salvato, no? Io non credo a quelli che chiamano gli ebrei i nostri fratelli, no? E dicono, anzi, diventiamo ebrei anche noi, no? Ne abbiamo conosciuto qualcuno quando siamo andati in Israele, sono completamente nell'errore, sono fuori scrittura proprio. No, gli ebrei purtroppo oggi sono stati ristallati, rimessi nel naturale, nella loro terra, perché queste cose devono avvenire. E quindi serviva che Gerusalemme è ricostruita, serviva Israele, no, degli ebrei nella terra, ma ancora non hanno riconosciuto il Messia, quindi sono ancora persi. No? Sono ancora come al tempo di Gesù, per loro non è cambiato niente. No? E quindi non vediamo che loro sono in queste condizioni, ma c'è una bellissima profezia in Zaccaria 12:10
dove appunto Dio fa questa promessa al suo popolo: riverserò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione, ed essi guarderanno a me, a colui che hanno trafitto. Come specifica, no, la parola? Solo uno hanno trafitto. Faranno quindi cordoglio per lui, come si fa cordoglio per un figlio unico, e saranno grandemente addolorati per lui, come se grandemente addolorati per un primogenito. Lì Israele riconoscerà che Gesù è il Messia, no? E ci sarà appunto, no, questa grande persecuzione dell'Anticristo, insomma l'Anticristo si svelerà, perché sarà, e saranno veramente tempi terribili su questa terra, veramente preghiamo Dio, no? Rimaniamo fedeli a Dio per andarcene in tempo, perché noi ce ne andremo. Dici, come fai a saperlo? Leggiamo qualche scrittura, 1 Corinzi 15:51. Ecco, io vi dico un mistero. È un mistero per quelli del mondo, per noi non lo è, perché ce lo dice. Faccio un giochetto di carte, però vi rivelo il trucchetto, quindi non è più un mistero. E Paolo fa così: non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. La tromba infatti suonerà, i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati, poiché bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità e questo mortale rivesta l'immortalità. Quindi si dice che c'è un momento in cui tutto cambierà, tutte le cose cambieranno. Questo è il momento del rapimento, lo dice anche in 1 Tessalonicesi 4:15, dove parla proprio in maniera specifica. Or vi diciamo questo per parola del Signore, noi viventi che saremo rimasti fino alla venuta del Signore. Vedete, Paolo sperava che succedesse già al suo tempo, non aveva visto ancora la valle anche lui. Non precederemo coloro che si sono addormentati, cioè coloro che sono morti. Guarda che la Bibbia, quando parla di coloro che muoiono in Cristo Gesù, dice sempre addormentati. Quelli che non credono in Cristo Gesù muoiono, come Erode è morto, no? Invece per i credenti non dice mai che siamo morti, noi ci addormentiamo, facciamo un pisolino e ci svegliamo col Signore, perché il Signore stesso, con un potente comando, con voce di arcangelo, con la tromba di Dio, discenderà dal cielo. Quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi, poi noi viventi che saremo rimasti saremo rapiti assieme a loro sulle nuvole per incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni con gli altri con queste parole. Cosa succede? Prima che incomincia la tribolazione, Gesù scende a metà strada, viene a incontrarci, il buon pastore arriva e noi ci rapisce e ci incontriamo nell'aria. Facciamo un meeting a metà strada fra terra e cielo, posto meraviglioso, no? In fondo è dove c'era anche la croce, no? La croce, quando l'ha innalzato Gesù, stava tra terra e cielo, no? E lì lo incontreremo, lui ci prenderà e ci porterà alle nozze dell'agnello, no? Dove il Signore stesso ci servirà, e saranno un banchetto di 7 anni. Wow, intanto che qua succedono tutte appunto quelle cose che il mondo se la vede con l'Anticristo, noi ce la godiamo col Signore. Ah, no. Entra nel riposo del tuo Signore, no? Buono e fedele servo. Ci darà questi 7 anni di riposo e saremo lui. Dopo questo riposo torneremo, no? Perché dopo i 7 anni Gesù ritorna. Famosa, no, discesa, perché gli angeli hanno detto ai discepoli: come l'avete visto salire, così lo vedrete tornare su questo monte degli Ulivi. Infatti Gesù tornerà sul monte degli Ulivi, no? Entrerà a Gerusalemme, no? Farà frittatina di sto anticristo e di tutti i suoi seguaci e si piazzerà lui per 1000 anni a Gerusalemme insieme con la sua chiesa, no? Per questo tempo meraviglioso che avremo finalmente sulla terra. La terra finalmente vedrà cosa significa essere governata da Dio. Un altro versetto l'abbiamo in 2 Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 4. L'avversario, questo appunto, no?
è il diavolo, ma qui è anche l'anticristo. Colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di adorazione, tanto da porsi a sedere nel tempio di Dio come Dio. Questo è quello che farà appunto nei 3 anni e mezzo, a metà della tribolazione, mettendo in mostra se stesso e proclamando di essere Dio. In fondo questo è quello che hanno fatto i faraoni, hanno fatto appunto i vari imperatori babilonesi, gli imperatori cesari romani, arrivando fino a Hitler. Questi si credono Dio, esattamente così. Perché lo stesso spirito, lo spirito dell'anticristo, dice è sempre stato fra di noi, anche adesso c'è, ma non è ancora rivelato. Perché non è ancora rivelato? Perché c'è chi lo trattiene. Siamo noi, la Chiesa. Quando la Chiesa sarà rapita, lui si potrà finalmente manifestare completamente in questo modo. Quindi ha fatto un po' di tentativi, ma non c'è riuscito durante la storia, perché c'era ancora la Chiesa. 5. Non vi ricordate che quando ero ancora tra voi vi dicevo queste cose? E ora sapete ciò che lo ritiene, vedi? Sapete ciò che lo ritiene, affinché sia manifestato a suo tempo. No? Siamo noi, dici perché? Noi, perché noi abbiamo lo Spirito Santo, siamo il Tempio dello Spirito Santo, dello Spirito Santo che trattiene lo Spirito dell'Anticristo dalla sua manifestazione completa. Il mistero dell'impietà infatti è già all'opera, dice, vedi, c'è già questo Spirito, aspettando soltanto che chi lo ritiene al presente sia tolto di mezzo. Ce ne andiamo. Allora sarà manifestato quell'empio che il Signore distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà l'apparire della sua venuta. Dopo 7 anni tornerà Gesù. La venuta di quell'empio avverrà per l'azione di Satana, accompagnata da ogni sorta di potenti, di segni e di prodigi bugiardi e da ogni inganno di malvagità per quelli che periscono, perché hanno rifiutato di amare la verità per essere salvati. Il problema è quello, appunto. Quest'uomo farà segni, miracoli, sarà un Dio su questa terra. E la gente lo adorerà, le moltitudini lo adoreranno, no? E tutti si inchineranno davanti alla sua statua, no? Come Nabucodonosor. E quindi vediamo che queste cose devono accadere. E sono le cose che Daniele ha visto. E ce le ha dette in maniera così specifica. Allora perché dobbiamo preoccuparci, stare in ansietà? Cioè veramente quando pensiamo, noi ci preoccupiamo per tante cose, siamo in ansietà per tante cose, per il domani e per questo, e litighiamo fra di noi, facciamo qua, no? E ci roviniamo il fegato. No? E poi pensiamo, ma tanto Dio ha già stabilito tutto. E noi siamo la generazione che stanno vedendo tutti i segni che dovevano accadere, cominciare veramente a mettersi insieme. Perché ci sono sempre stati, no, i segni, infatti tante volte, no, la Chiesa ha detto ma siamo arrivati all'ultimo tempo, ecco il rapimento, perché c'è stato un terremoto e Gesù ha detto ci saranno i terremoti, c'è la guerra mondiale, mamma mia, ormai è fatta, dai, questo è l'anticristo, noi ce ne andiamo. No? Ma mancavano sempre alcune cose, mancava soprattutto quello che sta succedendo adesso a Gerusalemme, no? E mancava la possibilità di governare economicamente tutto il mondo, no? Con il computer e la, no? Moneta virtuale si fa, mancava l'unità religiosa, ce n'è ancora troppe, no? Guerra invece deve esserci quella. Oggi stanno invece avvenendo tutte queste cose insieme, ecco perché io sono convinto che siamo l'ultima generazione, quello che Gesù ha detto, questa generazione non passerà, è la generazione che ha visto la ricostruzione di Israele, e noi non siamo quella generazione, e non passeremo senza andarcene insieme con Gesù. Questa è la sua promessa, questa è la matematica biblica, no? Che non può mentire, no? E quindi riposiamo in questa parola, no? Studiamoci anche noi, è bello appunto, no? Come Daniele studiava la parola e diceva oh cavolo, è ora di tornare a casa, no? Anche noi studiamo la parola perché scopriremo che è ora di tornare a casa, no? Ma non alla Gerusalemme, non di Israele, ma alla Gerusalemme celeste, no? Quella che ci sta aspettando lassù, no? Queste sono le promesse del nostro Dio.